Benvenuti a Compila, quindi va. Eccoci. Forse. Vediamo se sì. Sono anche gli occhiali storti, mi stavo guardando riposato. Sì. Riposato mi sono riposato, però la pacchia è durata poco, diciamo, quindi. Ciao Gioele, ben arrivato. Stavo appunto pianificando di iniziare la live dicendo adesso sono tutti, non c'è nessuno perché saranno tutti in vacanza o al mare, immagino, quindi abbastanza bene, dai, tutto sommato. Oh, uomo d'altri tempi, mitico. Prima volta in chat, tra l'altro, quindi mastro del codice. No, no. Meglio non chiamarsi mastro di questi tempi, perché ho visto un documentario su poltrone sofà, i famosi. No, non mi sono bruciato, è che ho messo una lampada a LED nuova che ho preso col Prime e sono passato da troppo scuro a troppo illuminato. Diciamo che la devo un po' tarare, però devo trovare un po' la quadra, ma. Adesso gli metto davanti il microfono così mi faccio ombra da solo e mi compare qualcosa stile. No, che poi tra l'altro questo microfono se fa ombra sembra anche un pene perché sto andato. No, e quindi dicevo, documentario poltrone sofà, che sono maestri della qualità, perché con artigiani non possono dirlo in quanto non sono artigiani. E quindi esatto, i finti artigiani che giocano sulla rivendita si sono reinventati maestri, perché così il significato è maestri artigiani, però sono fregati perché non si può dire artigiani, cioè non dicono artigiani, quindi stanno nei limiti pur rivendendo a quanto pare divani fatti da aziende terze, tutto un. Ho cercatolo su YouTube, è un documentario della TV svizzera. Che mi sembra Patti Chiari si chiama la trasmissione, quindi sono rimasto un po' male perché svelo un po' di retroscena, giustamente appena un pochino guardavo il desktop mi ho detto master del codice, se sono come loro. No, vabbè, no, la vacanza è durata poco. No, non mi sono bruciato perché io sto tipicamente all'ombra, infatti mi abbronzo perché sto all'ombra. Solo che così c'è più contrasto sui capelli di colore semi bianco, che poi oggi sono così. E no, la giornata, ero indeciso sulla live perché la giornata non è iniziata benissimo. Ho preso una buca che in realtà probabilmente era un cratere del vulcanico dismesso, perché ci sono entrato in un modo rovinoso. Non sembrava, invece sul ciglio della strada, e fatti 2 metri mi è comparso l'allarme a ruota terra, e quindi ho piegato il cerchione in ben 2 punti e purtroppo, tra l'altro, il gommista mi ha detto che i cerchioni li riparo una settimana per l'altra e non avevo una gomma da darmi, quindi giro col ruotino e mi faccio scarrozzare. Questo. Sì, è tutto marketing, di certo non si poteva dire. No, infatti no. Beh, io un po' lo riciclo, perché sera, infatti, volevo prendere spunto da una cosa, diciamo che dai, almeno faccio una reaction, quantomeno lo rielaboro in qualche modo. No, viene, in effetti siamo abbastanza bravi in queste live, quindi non siamo così cattivi, per così dire. Per cui insomma la mattina non so quanti santi esistono, ma io penso di averli offesi tutti e niente, poi mi sono un po' tranquillizzato perché dovevo andare a fare un corso, ovviamente, così dovrò recuperare la giornata, cioè tenerlo, quindi tutti i corsi finanziati, e quindi sono tutti ultra schedati, ultra, c'è tutta una, niente, c'è tutto un giro che è una roba burocratica che fa paura, per cui niente, solo problemi. Ho fatto un rientro di quelli proprio col botto, anzi con lo scoppio, e quindi vabbè, speriamo che nei prossimi giorni vada meglio. E qui nessuno è già stato in ferie. Per me questa parola prima era un mantra, adesso, cioè era un miraggio, adesso un ricordo. Sono passato in 2 settimane volate così. Sono andato lontanissimo perché sono andato a Riccione, quindi ho fatto Reggio Emilia-Riccione e
sono tornato a orario che per evitare le code, quindi sono stato tutta la strategia, quindi sono giocato un po' di... Non ci sono questi imprevisti, collassa sempre tutta l'agenda, solo che a me è collassata di giorno in giorno, perché devo spostare cose che non posso spostare per allocare cose che non posso spostare, no, mi sono riempito un po' troppo e quindi ferie è un condimento, sì, infatti dice ferie e che termine è? Adesso chiudo questo programma che adesso mi stanno mandando email, ho lasciato aperto la cosa dell'email. Adesso rispondo così. Là. Lì, chiudiamo questi programmi. No, dunque, argomento. Argomento serale era fare un plugin per lead, perché un po' che volevo vedere come si fa e ho trovato un articolo che un pochino lo spiega. In realtà volevo inaugurare anche una sorta di, allora chiudi, una sorta di, ho aperto un browser specifico di rubrichetta news da vedere, così mi sono tenuto qualche link visto che c'è stata qualche evento, qualcosa da segnalare, perché ho detto magari potrebbe essere utile. Comunque in vacanza ho continuato a perdere peso, quindi sto tenendo botta, sono molto bravo, quindi sto seguendo la dieta in maniera, sto cercando di raggiungere il risultato per non vedere più il dietista, che non penso guarderà questi video, però così dico pubblicamente. Allora vediamo, adesso carico il primo di questi link, così mentre si chiacchiera vediamo un pochino di cose. No, in realtà qui volevo leggermelo per fare un riassunto, poi non ho fatto in tempo. C'è questo blog post interessante di Cantù, volevo leggerlo perché c'è un sacco di storie. Il testo dello speech che Cantù ha tenuto all'International Pascal Congress, quindi è il congresso di programmatori Pascal, quindi maestri programmatori, questi sono veramente maestri, sono come me che sono un scazzacani. Very Significant Award, ha fatto un discorso un po'. È più esistente di me, questo fa senz'altro onore. Condimento, per un condimento non ancora. E questo post era carino perché volevo, l'ho letto, veramente interessante, infatti è quello che è una settimana che ce l'ho lì ma non ci sono ancora riuscito, però lo segnalo perché secondo me dovrebbe essere, ecco, magari se faccio una cosa fatta bene potrei anche mettere il link nella chat così qualcuno poi se lo ritrova. No, sono un po' di fatti storici legati all'introduzione del linguaggio Pascal. Ho visto un po' di foto interessanti, ho detto questo secondo me è... Poi vabbè, di solito quelli che fa per il compleanno di Delphi sono carini da vedere, ma questo mi sembrava molto più ricco, come un po' di libri vecchi, poi quindi Klaus Wirth, quindi parliamo proprio di delle origini, quindi per cui volevo un po' così effetto nostalgia leggermelo, per cui non posso fare un riassunto perché ancora non l'ho letto, ma anche Valerio dice interessante, quindi sicuramente vuol dire che le sensazioni erano giuste, sicuramente lo è, perché vecchio IBM e poi questo gruppo a scala $49, roba da altri tempi, Enter the Future, quando c'era ancora Borland International. Per cui il buon vecchio Turbo Pascal, ma che roba, roba vecchia e neanche schiacciata sui poli, come si dice. Sì, c'è proprio dall'inizio, visto che c'è un bel pochino di roba, poi si passa da quello al Delphi Compiler, quindi per uno come me è iniziato nello stesso periodo, è stato ripercorrere la mia vita professionale. Infatti io sono... In realtà è iniziato un po' dopo, perché ho finito la scuola nel 97, quindi sono stato un po' più... Ho iniziato poi con Delphi dalla versione 4, quindi non ho visto...
ho usato il Turbo Pascal e l'ho odiato, infatti ho detto ok, non userò mai più il Turbo Pascal, non voglio più vedere una riga di Pascal uscito da scuola, poi cioè, considerato come sono andate le cose sono rimasto un po' fregato, ma in realtà piacevolmente, perché poi la programmazione mi piaceva e in Delphi ho trovato anche una bella dimensione, un sacco di libri, Small Talk, Object Oriented, qui c'è roba, i CD di Delphi, i primi CD, quando le interfacce erano risicate all'eccesso, quindi fatte addirittura con caratteri, quindi no vabbè, quelli ovviamente preferisco di gran lunga i tempi odierni, però. E qui c'è il buon Anders che ha creato i linguaggi Delphi, il linguaggio C Sharp con Microsoft, e con Microsoft oggi lavora su TypeScript, che anche quello è un, diciamo che lui sulla creazione di linguaggi non sbaglia, bisogna dire, cioè ogni cosa che ha pensato è diventata comunque un successo tecnico e commerciale, perché al netto di Delphi ha le sue peculiarità, C Sharp direi che ha decretato se non proprio il successo di .NET, proprio accompagnato, cioè .NET senza C Sharp non esiste. TypeScript sembra inutile, ma in tanti che ci sono abituati alle sue idiosincrasie però molto utili lo apprezzano, e quindi al momento sta lavorando su questo progetto, e per cui TypeScript è molto apprezzato, cioè chi lo ama, chi lo odia, però non si può, non è una cosa che passa in sordina, non è una cosa che si può trascurare, ma ha il suo, assolutamente il suo, la prima versione di Delphi. Poi sì, questa l'ho vista spesso come, ma c'è lo screenshot del filmato, perché non ha messo il video, c'è anche il video, perché voglio dire, metti la schermata, 25 anni di Delphi. Prima c'è il Riso Gallo che è scomparso, ha lasciato il posto a... Sonar Cloud by Sonar is a SaaS tool that helps developers. Quando c'è OBS che gira, la grafica subisce dei rallentamenti. Vabbè. Dai, salta questi annunci che voglio vedere. 25 anni, e c'è questo filmatino che non è affatto male, con lo stand della Borland vecchissimo. Qui c'è Cantu giovanissimo, product manager, il vecchio Delphi. Qui sarà Cantu nella cantina su Windows 3.11. guardate che bei tempi, come sono cambiate le cose. È anche un bel filmato, cioè, è realizzato anche bene, ma infatti dovrebbero farle queste cose un po' commerciali, libri, cioè è una storia culturale che non... Vabbè, abbiamo fatto un salto secco fino a Delphi finale, vabbè, il video è un po' lungo, qui siamo in una delle versioni un po' più recenti, che... siamo già un po' più evoluti, poi tema scuro, tema chiaro, e vari, qui vedo già dei controlli in mamanetta proprio. Da floppy del Turbo Pascal, quando arrivava qui in manuali, roba veramente da incredibile. No, deve essere un bel articolo, questo sicuramente vale la pena rileggerselo, poi il collocamento rispetto ad altri linguaggi. La cosa bella è che l'esempio è sempre lo stesso. Cosa c'è? FishFact? Beh sì, l'esempio, il codice è sempre lo stesso da praticamente 25 anni a questa parte, però quello che cambia è stile visuale, qualche cosa della programmazione, ma le basi. Quindi fondamentalmente vuol dire aver ideato 25 anni fa un prodotto che ancora oggi è, come dire, è sulla cresta. L'evoluzione delle splash screen, i vari Delphi mattoni. Io mi ricordo che leggevo i mastering Delphi di Cantu a letto, questo è
la dimensione di questo libro non rende l'idea finché non ce l'hai in mano e senti tutti i 5 kg e finché non ti addormenti mentre lo stai leggendo a letto e ti casca in testa. A quel punto ti sveglia perché ti dà una di quelle pacche aiuto, ti dà una di quelle botte che se ti sei addormentato ti sveglia di colpo, ti ammazza proprio stecchito. Le conferenze, vabbè, qui si parla già di Fire Monkey, quindi siamo già sul cross platform, siamo già in quelle recenti, Windows XP, Windows Vista, eccetera, graphic control, il buco nel form, cosa ha fatto qua, il controllo T-Noting che fa il buco nella finestra, vabbè, roba. Sì, 1500 pagine poi rilegate belle strette, come che mi piacerebbe anche rileggere, perché molte cose, c'è una bella lista di tutte le, queste prese dalla slide che abbiamo visto anche alla conferenza del Delphi Day. Praticamente per ognuna di queste categorie c'è una compagnia medio-grande, si può dire, che fa uso di Delphi, quindi aerospaziale, GIS, accounting, applicazioni kiosk di comunicazione, l'automotive, automazione aziendale, healthcare, soprattutto qualche videogame, anche front-end per database, IoT, fatture elettroniche, sistemi di banca, cioè c'è roba, pure i camion. Quindi, no, questo è un bell'articolo, cioè a vista si vede che è bello, e quindi prima o poi devo trovarmi il tempo di leggermelo, perché volevo proprio mettermi lì a dire me lo gusto, quindi un po' di innovazioni, un po' di storia fino ad arrivare a Python per Delphi, quindi un po' i tempi moderni. Ah, è lunghissimo, è una gran bella, è già solo un commento, cioè porca miseria. Ok, poi vedete che qua mi sono preso i link per le notizie, quindi vado a vedere anche altre notizie. Ma la musica non è un po' alta, forse la abbasso un pochino, perché secondo me è un pochino. Grande David Dye e le sue presentazioni, quando arrivava vestito da Indiana Jones, c'era la presentazione, la pubblicità dell'Oktoberfest, che è bellissima. Una sera si farà la live nostalgia, si vedranno tutte le cose. No, poi tra le altre news c'è il buon Carlo Barazzetta, che sul gruppo Facebook ha pubblicizzato questi componentini nuovi, e quindi parlava del Fidei, che aveva qualche difficoltà, e ha detto ma tanto è bravo, ce la farà senz'altro. Infatti poi, cioè, sembra sempre che nel racconto sembra sempre difficoltà di qualcosa che arriverà, poi passa una settimana e ti trovi i componenti. Io devo dire che sono molto ammirato di queste, io non sono capace di essere così produttivo. No, sono questi style components, quindi dei componenti come pulsanti eccetera, che cercano un po' di mimare quello che in realtà in FireMonkey viene fuori molto facile, perché basta customizzare lo stile, mentre gli stili della VCL sono un po' diversi per Windows, e quindi qui c'è come dire un tentativo di portare le stesse capacità grafiche a livello di controlli, e quindi con o senza tab stop, con la toolbar, insomma, per fare delle interfacce, immagino che ci sia anche un esempio, ecco, con delle icone, delle cose che si scalino bene, che insomma, avere anche un supporto ai temi, ok, è bello, nelle VCL i colori va bene, avere i bitmap va bene, però anche qualcosa di più specifico ed evoluto, e mi sembra molto interessante, quindi prima o poi una livettina demo magari di quelle, come dire, dove si va avanti a oltranza anche la notte, non scherzo, sicuramente vale la pena farla, e comunque fa il suo effetto, dai, alla fine chiaramente su GitHub, chiaramente su pure nelle dialog, abbiamo anche le dialog, quindi cioè della serie non è che abbiamo l'abbozzo, cioè abbiamo proprio tutto, capra, cavoli, abbiamo fatto 30, abbiamo fatto 31, 32, fantastico, veramente ammirevole, perché
sono molto interessanti, quindi una bella change list, e quindi sono anche dei contributor, per cui non è come la mia libreria Prometheus che mi hanno reso un po' più elastico, diciamo così. Sì, adesso qui questi sono proprio dei componenti specifici per una libreria che non ha molti effetti speciali, perché proprio le applicazioni classiche di Windows, però con questa cosa, come dire, anche l'occhio vuole la sua parte. Poi c'è quest'altro, sempre di Carlo, sempre da Etea, il Markdown Help Viewer, che praticamente abilita la possibilità, cioè un toolettino, siccome è stato fatto il visualizzatore di Markdown in Delphi, con questo tool si riesce a vedere una documentazione in questo formato e la si riesce anche a integrare in un'applicazione Delphi. Quindi quando fate un'applicazione, invece di usare il vecchio sistema dell'help, che a parte che è passato di moda e secondo me non è neanche più supportato, a livello, parliamo sempre direi di VCL in questo caso, ma non dovrebbe essere complicatissimo farlo anche per FireMonkey. Per FireMonkey c'è il problema che, essendo cross platform, un'implementazione, come dire, di guida che vada bene per tutte le piattaforme, desktop, mobile, sia Windows, sia Mac, sia Android, praticamente non c'è. Soprattutto per esempio le applicazioni mobile hanno delle cose tipo onboarding, cioè quell'interfaccia dove tu vai, scorri, vai avanti nelle schermate e ci sono, come dire, quelle cose che ti fanno vedere un po' l'applicazione come funziona. C'è chi invece preferisce mettere un'immagine sopra l'interfaccia e dire questo pulsante fa questo, questo fa quello. Cioè non c'è la guida in linea, a meno che non ti rimandi su un sito e ti faccia vedere delle cose su un sito o in una pagina web. Sul desktop siamo un po' più abituati a dire faccio F1, quindi nella VCL c'è questo tipo di sistema, perché ovviamente abbiamo a che fare solo con Windows. In FireMonkey non c'è, però diciamo che in Windows abbiamo un'implementazione al momento che è un pochino datata, e mi pare di capire comunque che Windows non ha fatto uno standard sostitutivo ai vecchi file della guida, quelli, i CHM, quella roba lì. Pare che forse in Delphi ci sono ancora addirittura gli HLP o qualcosa del genere. Questa può essere una valida alternativa, quindi in quel caso la, come dire, la, in un certo senso l'integrazione è abbastanza facile, perché nel momento in cui avete il file da richiamare fate application help con keyword home e vi apre il file di guida in formato markdown, quindi formattato come dovrebbe essere. Quindi apre questa applicazione con il file, con l'indice navigabile. Tra l'altro ho fatto molto sulla falsa riga degli help, perché ha il search, ha l'index, ha questa parte qui, insomma è abbastanza carino, è una valida alternativa. Per fare Monkey bisogna un po' arrangiarsi, ecco, perché a seconda della piattaforma c'è un approccio differente, quindi sarebbe utile, come dire, un po' creare comunque almeno per il desktop una sorta di standard. Ma però anche questo lo segnalo, perché come sempre sono fatto molto bene, e quindi il mio modo per esprimere la mia invidia è segnalare le cose che mi piacciono, perché le invidio proprio perché mi piacciono. Poi qualcuno ha fatto girare questo articolo, che in realtà non è nuovo nel gruppo, non è ora che inizi a programmare in Delphi, e quindi però era, va bene, accetto tutto. Però era interessante, diciamo che ne parlava troppo bene, quindi andando poi a vedere dietro le quinte si è scoperto che in realtà è un articolo sponsorizzato, però io dico, non dice nulla di sbagliato, e quindi dal mio punto di vista aveva chiesto una mano per fare Monkey, avere il tempo gliela darei volentieri, anche perché comunque progetti open source sono sempre... Ad agosto mi dovrò prendere un po' di tempo per portare avanti anche i miei, perché troppi impegni, quindi si lavora troppo per le troppe cose serie, bisogna fare anche le cose frivole, se no non c'è il gusto. No, era carino perché faceva una, dice, veloce, che cos'è, cosa fa,
che c'è una versione gratuita, è un articolo molto dettagliato, ma è molto dettagliato perché è stato, insomma, in un certo senso pilotato, però, come dire, non dice cose sbagliate e quindi è giusto, come dire, segnalarlo. Poi mi viene in mente adesso che non ho messo i link di quello che abbiamo appena visto in chat, così per i vari bookmark, tanto poi questo è l'articolo. E poi gli altri articoli che mi sono segnato sono IT Def Con, perché a quanto pare, metto anche questo in chat, chi è, così mi verrò bannato per autospam sul mio canale. Ho perso il ratto, qua. Yeah. C'è il sito, in realtà probabilmente non è ancora, no, è già aggiornato, nel senso che hanno tolto il programma dell'anno scorso e c'è quantomeno è sicuro una keynote, la pausa caffè, il pranzo, la pausa caffè è 2 giorni, però il programma è ancora, no, c'è la call for paper che tra l'altro non so, l'iscrizione al call for paper è chiuso, quindi non è aperto fino al 29 settembre 23, quindi là c'è scritto che è chiuso, qui c'è scritto che è aperto, in realtà presumo sia aperto, quindi se qualcuno ha qualcosa da portare, questa è una conferenza che si tiene salvo pausa per Covid, c'è stata l'anno scorso, io ho portato cose sui microservizi e su Docker, che poi ho ripreso anche in parte con un'estensione maggiore nel seminario del Delphi Day, che è nell'altro link che dopo vediamo. Qui non so, ancora non ho idea di cosa parlare, quindi mi prendo agosto per decidere. Anche perché a me piace vedere, cioè portare delle cose che siano sempre nuove e magari che siano un'integrazione di Delphi con altre cose, però il problema è che poi io me le devo studiare prima di portarle, le devo sempre spiegare a gente che ne sa più di me, quindi non è facile fare delle proposte per le conferenze di Delfisti, perché insomma è un pochino, bisogna un po', come dire, portare cose non banali, cose non viste, essendo una conferenza particolare. Vabbè, comunque c'è in agosto, ci penserò su, così ci sono già le date, quindi le date sono ufficiali 26-27 ottobre, quindi presumo si può già acquistare per chi è abitudinario e viene a occhi chiusi perché si fida, chi non si fida presumo che presto l'agenda verrà un pochino formata con quello che eventualmente salterà fuori. Mentre tra le conferenze che si sono concluse c'è quella del Delphi Day, che segnalo solo perché magari qualcuno l'ha visto già, io invece me ne sono accorto tornato dalle ferie. Nel programma della conferenza, in ogni sessione è stato aggiunto anche il pulsantino col materiale, quindi ci sono gli zip che si possono andare a scaricare per prendere il materiale, le slide, il codice, e quindi c'è la parte anche del mio speech. Diciamo che la pressione te la fanno sentire gli stessi partecipanti, eh sì, in effetti, però il clima è sempre rilassato, ci si diverte molto, infatti secondo me sarebbe interessante anche per chi non usa questo linguaggio, per chi, diciamo che ci si diverte per certi versi. L'anno scorso si è visto un po' di, ad esempio, l'API per Satispay, qualcosa su Amazon, qualcosa su Docker, qualcosa, sono sempre delle cose carine. Quindi qui c'è anche la mia sessione, come ero bello quando ero più giovane, ma ero anche più paffutello, e c'è anche il materiale dei seminari, quindi, perché ci sono state 2 giornate, una di conferenza e una di seminari, che adesso un po' mi dovrò andare a vedere. Quindi c'è anche il materiale mio su Docker, dovrebbe uscire anche il filmato di IT Def Con dell'anno scorso su Docker, è uscito sul canale YouTube di BitTime, che però è lento perché uso la grafica, c'è OBS che me lo ammazza. BitTime software, non BadTime, forse è staccato,
No, che è big time. Forse se accedessi col mio account big time TV. Ok, ci sono un po' di sessioni già disponibili e c'è anche la mia, che è la prima, che è stata, no, non è la prima, un mese fa, due mesi fa. Ce ne dovrebbe essere una prima, sì, c'è il la keynote, che fa sempre ridere un pochino, è spiritosa, e poi c'è il mio primo speech. Mica panza, meno male che sta calando, dai, teniamo botta, che è una panza così. Su, spacchiamo il monolite, facciamo i microservizi che vi potete andare a vedere con, e pian pianino dovrebbero metterli tutti, quindi c'è quello appunto di Amazon, c'è Python for Delphi, c'è quella di Luca Minuti, adesso me le dovrò guardare un po' anch'io perché alcune erano in contemporanea con la mia, ovviamente le più interessanti. Quindi, e bah, per il momento direi che le news ne ho dette abbastanza. Questa è una teoria che mi illumina la testa. Un altro link che invece voglio andare a vedere è questo qui, che ho guardato perché è quello che serve per il tema della serata, ovvero creare la welcome page plugin. È del 18 aprile 2023, quindi è abbastanza aggiornato, per cui dovrebbe essere, perché il titolo della live, poi adesso vediamo dove arriviamo, quindi non so se riusciamo a fare tutto, era creare un plugin per la welcome page. Cioè vuol dire che se vado su, se avvio Delphi, aspetto una mezz'oretta perché ho la CPU, il buon OBS tiene la CPU al 100%, no, neanche, non è neanche altissimo, però è la grafica. C'è la welcome page, non c'è uno screenshot qui giusto per capire, no, ma neanche, però ci sta, vabbè, tanto è la pagina che compare quando noi abbiamo Delphi con i progetti più recenti, i file recenti, le notizie, le big news, eccetera eccetera. Qui fondamentalmente spiega come fare, in realtà cercando in giro io non mi ricordavo dove avevo trovato dei progetti di esempio, poi leggendo questo articolo mi sono ricordato, come dice l'articolo, che effettivamente sono distribuiti con Delphi, ci sono un paio di esempi, cioè non c'è molta documentazione ma ci sono un paio di esempi che si possono guardare per capire com'è che si va a creare questo plugin. Quindi volevo seguire un po', ma l'ho lanciato Delphi. C'è una zanzara che ci sta avviando, ok. Tra l'altro gli ho aggiornato proprio oggi l'expert. Quindi questa è la welcome page. La mia è sempre vuota perché la svuoto, ma in realtà noi avremo già dei plugin. Quindi se andiamo a vedere la mia welcome page, che fa welcome to, a create new, a apri file recenti, che al momento è vuoto. Quindi ha queste due finestre, perché io l'ho customizzata per essere così, però ce ne sono altre che noi possiamo aggiungere tramite questa interfaccia. Qui ci sono le risorse per imparare, i nuovi package, quelli diciamo sponsorizzati, e quindi andandoli a trascinare qui, create new, open recent, se io qui faccio un più e creo dei riquadri, posso ad esempio fare roba del genere, drag and drop, metto questi riquadri qui, faccio save e track, questa roba compare qui sotto. Quindi la cosa che sarebbe bello fare sarebbe dire ok, facciamo il nostro riquadro, facciamoci apparire un nostro riquadro al posto di questi qui. Quindi dovremmo creare un plugin da caricare, poi adesso qui tiro giù, back, che lo rimetto come era, poi quindi dovremmo aggiungere a quell'elenco qualcosa di nostro che si possa selezionare, trascinare, e che una volta trascinato, in un certo senso, finendo nella welcome page, faccia vedere le informazioni che ci sono all'interno. Sto morendo di caldo nonostante ho il condizionatore, il frigorifero avviato. Quindi in questo articolo del buon David Cornelius, che ha fatto un libro
molto interessante, se non l'avete mai visto, sentito nominare, su Delphi, che è, qui c'ho la mia biblio, David Cornelius, non è Cornelius Caramel quello di Harry Potter, ma si chiama Fearless Cross Platform, quindi senza paura, sviluppo cross platform senza paura in Delphi, ed è abbastanza recente, è uscito un paio d'anni fa, mi sembra 2021, quindi ho indovinato, però è abbastanza generico, ci sono alcune cose che in giro non si trovano. Come faccio a sapere che è un buon libro? Perché ho fatto il revisore tecnico. Qui c'è il mio nome, quindi che bello vedere queste cose in un libro che non ho scritto io, così non ho fatto lo sforzo. No, vabbè, diciamo che ho letto qualche capitolo, ho fatto da feedback, e quindi, ma molto bello questo libro, secondo me è molto ad alto livello, molto pratico, come fare delle applicazioni di questo tipo, come fare librerie, come usare il Bluetooth, ci sono dei capitoli, ad esempio la parte sul 3D di alcune live che abbiamo fatto era presa poi direttamente da qui e con le informazioni che c'erano qui dentro, quindi la parte sul live bindings, come funziona dietro le quinte, quindi c'è un po' di documentazione fatta abbastanza bene, quindi spiegata abbastanza bene con tutte le cosine, requisiti tecnici, cosa serve per farlo andare, gli esempi, questi li abbiamo visti quando abbiamo provato a esplorare un pochino la parte del 3D direttamente su Delphi con le figure, le varie, abbiamo fatto la terra che gira, quindi che ce l'ho ancora da qualche parte. Quindi c'è questo simpatico articolo dove dovrebbe spiegarci un po' di cose. Allora, quello che ci dice, quick link, quindi diciamo un po' di cronistoria, la welcome page non è sempre stata così come la vediamo oggi, ma prima era una pagina HTML che veniva caricata dentro il motore, l'engine di Internet Explorer, sarebbe stata da convertire in Edge, però secondo me hanno fatto la buona scelta di dire basta HTML, basta software, facciamo un'applicazione a parte che secondo me tiene molta meno memoria, facciamo qualcosa fatto in Delphi nativo, e secondo me è stata una buona idea. Chiaramente fare un'interfaccia avendo un motore del browser a disposizione, l'HTML, si fa molto prima, ma secondo me in questo modo c'è un'integrazione maggiore con l'ambiente, perché l'ambiente carica qualcosa fatto con lo stesso ambiente, quindi quando si dice che Delphi è fatto in Delphi, per cui qui dice appunto best interface, perché può essere customizzata, ci sono delle API, però come tutte le API un po' interne non c'è molta documentazione, tranne ciò che si può trovare esplorando il codice di questa unit Tools API Welcome Page. Quindi se noi facciamo un package, includiamo questa unit e andiamo a prendere cose qui dentro, dovremmo trovare della documentazione espressa come commenti, quindi è una parte che di solito non documentano, perché comunque essendo soggetta a molti cambiamenti diciamo che prendono un po' la scorciatoia, però sarebbe interessante in ogni caso come dire documentarla, perché poi creare delle estensioni questi ti aiutano, ma neanche più di tanto, meglio guardare gli esempi che vengono distribuiti assieme a Delphi. Ci sono tre sample projects, quindi con Delphi abbiamo tre progetti di esempio. Abbiamo il Basic Demo Plugin, che è un simple frame con un testo statico, quindi un riquadro con un po' di testo. Abbiamo questo Caption Frame Demo Plugin con qualche informazione di sistema e con uno standard plugin caption creato dal plugin framework, che forse è qualcosa che viene visualizzato non utilizzando il controllo ma demandando qualcosa a queste API, adesso andiamo a vedere. E questo demo plugin, che invece è una list view
con la lista dei plugin installati. Quindi è bello, c'è un plugin che lista i plugin, ok. E quindi i fundamentals, quindi tutte queste welcome page, da quello che poi si può intuire, vanno dentro dei package design time, cioè per poterli installare dobbiamo creare ovviamente un package. Un package ovviamente è quel progetto con cui si fanno dei componenti software, in questo caso in Delphi, che si possono distribuire. Sapete che i package possono essere runtime o design time, quindi possono essere utilizzati da un programma per funzionare, oppure per essere caricati nell'IDE di Delphi, oppure entrambi, cioè qualcuno che è bivalente. Quindi qui si parla di design time perché noi dovremmo andare qui in Delphi e dirgli installami il package, dovremmo andare a fare un add e andare a selezionare quel package che contiene quell'interfaccia. Tanto come qui ci sono già dei componenti e delle interfacce già registrate nell'ambiente, quindi qui ci sono dei package che vengono caricati. La stessa welcome page funziona perché il package che viene caricato quando all'avvio del programma fa apparire questa maschera e gestisce questa maschera. Quindi fondamentalmente si tratta di scrivere con Delphi, codice Delphi, per compilare una libreria da caricare in Delphi per vedere cose che si possono leggere dentro Delphi. Quindi dovrà avere una procedura globale chiamata register, quindi nel momento in cui viene invocata, carichiamo questo package, l'ambiente andrà a cercarsi questa funzione da invocare in automatico, dove dentro dovranno esserci delle register plugin creator, welcome page content plugin creator, cioè delle interfacce, degli oggetti che invocati predispongono, chiamano le funzioni che servono per far vedere qualcosa all'interno della welcome page. Per cui c'è un po' di descrizione di queste interfacce. NTA welcome page plugin vuole un plugin ID, un plugin name, plugin visible. Quindi questo, diciamo, probabilmente è l'interfaccia che va scritta in modo da fornire a Delphi il nome, la descrizione delle informazioni sul plugin. Quindi Delphi, quando li cattura, mi aspetto che faccia vedere questa roba fondamentalmente qui dentro, cioè questo mi aspetto che sia un dato che viene restituito mettendo dentro quella classe con queste informazioni. Poi c'è il welcome page content plugin creator, immagino a questi create view, get view, immagino siano poi le funzioni che vanno create in modo da dire nel momento in cui attivo il nostro plugin e lo metto dentro un riquadro dove lo voglio vedere, ci sono delle funzioni da creare per restituire il pezzo di interfaccia che vogliamo fondamentalmente vedere all'interno del riquadro. Quindi qui poi questi sono i fundamental, quindi abbiamo le funzioni da implementare, queste classi, e poi passo a descrivere i vari demo plugin. Intanto vediamo se questi demo ci sono davvero oppure un bluff, sono da scaricare. Dammi il ratto che non riesco. Dunque, sono nella cartella dei demo, quindi la cartella dei demo è sotto C utenti pubblica, documenti pubblici, Embarcadero Studio 22.0, samples, tools, forse no, magari se leggo che c'era scritto sample, object Pascal, VCL welcome page, ok, sono in un posto dove non li avrei mai cercati. Samples, Pascal, VCL welcome page, ok, ce li abbiamo, questi ci sono. Quindi il basic plugin, il caption frame sono anche ordinati per, siccome non me li voglio deturpare, però magari vorrei fargli un po' di cose sopra, metti che me li vado a mettere in una cartella temp, così me li, per usare un termine tecnico, me li smandruppo, come si vuol dire, come diciamo di solito in smandruppare, vuol dire un termine tecnico. Quindi dentro mi aspetto trovarci principalmente forse qui del codice, ma magari c'è anche un'interfaccia
faccia, no, c'è anche la view. Quindi qui dentro che roba c'è? C'è il progetto di un package, che è questo qui. Dentro c'è tre file, questo probabilmente che ha la parte della finestra e l'interfaccia grafica, delle costanti e il creator, che probabilmente è quell'interfaccia che serve a esporre questa maschera grafica a Delphi come plugin. Quindi la view mi aspetto che sia una maschera semplicissima, perché è il basic demo. Ok, c'è un po' di codice, ma se togliamo i complimenti ci rimane poco. Nota che però qui c'è un demo interessante, perché se noi mettiamo una maschera con un pannello sotto che ha un colore di sfondo, se l'ID è scuro, quello deve essere scuro, se è chiaro deve essere chiaro. Quindi qui praticamente cosa c'è? C'è un, se eliminiamo il superfluo, ossia praticamente tutto, cosa abbiamo? Abbiamo questo mainframe che sembra una cosa molto Matrix. Noto con piacere che la terminologia smandruppare non è d'uso solo qui. Beh, io l'ho acquisita in questo caso, però mi piaceva perché mi rende l'idea. Quindi qui praticamente hanno messo, perché vuol dire tutto e niente, ma in realtà vuol dire tutto. Quindi ha messo la label, un'etichetta e un pannello. Quindi c'è praticamente questo pannellino grigio qua, un po' brutto, e la label col classico, mamma mia, lorem ipsum, cioè. Potevano scriverci welcome to un'altra cosa, vabbè, però ci sta ormai. Il lorem ipsum è irrinunciabile. Di privato non c'è niente, quindi poi hanno messo il costruttore classico dei componenti. Qui c'è il codice, quello che viene fatto qui è andare a vedere se è supportato il tema e prendere praticamente il colore di sfondo. Cioè qui praticamente fa accesso al servizio dei temi, il Theming Services, cioè è un oggetto che c'è in Delphi che ti dice Get System Color Window, colore della finestra, ti dice qual è il colore assegnato alla finestra in base al tema. Così se hai un tema scuro, vedi scuro, se hai il tema chiaro, vedi chiaro, però non viene fissato, ma viene, diciamo, non viene messo lo stile del pane del contenitore, cioè il colore viene fissato andandolo a prendere con una funzione che dovrebbe variare a seconda del fatto che noi abbiamo un tema chiaro, un tema scuro. Quindi questa è l'interfaccia, poi ci sono delle costanti che io non ho capito bene cosa serviranno, ma ok, cioè gli ha messo un ID del plugin che non va ovviamente tradotto perché è un identificativo, e un plugin name che è il nome del plugin. Quindi c'è il creator che banalmente poi sarà, ha messo il copyright sui progetti di esempio, che sarà appunto una classe che deve implementare questa, che è la classe base di tutti gli oggetti che implementano interfacce. Però le due interfacce interessanti in realtà sono queste qua, ovvero Welcome Page Plugin e Plugin Creator. Potevano fare anche probabilmente due classi distinte, una con le funzioni richieste qui e una con quelle richieste qui. Immagino che se faccio CTRL CLICK qui andrò nell'interfaccia, forse c'è un po' di documentazione, sì. Interfaccia per fornire l'accesso alla Welcome Page Plugin ID e Name, quindi nome univoco e nome da mostrare, da visualizzare qui plugin visible. Beh, scusa, però questa plugin visible non dovrei essere io a dire sì e no, ma dovrebbe essere in base, non ho capito perché viene determinato qui dentro. Comunque spero di non dover essere io a dovermi salvare quando vengo messo nella lista, come dire, di quelli selezionabili o di quelli attivi. Boh, spero di no, ma adesso andiamo a vedere come è fatto.
è welcome page data plugin, data model dependent plugin. Ah, in realtà ci sono vari tipi di plugin: control space, page caption frame, welcome page data plugin list view, welcome page, madonna quante classi che ci sono qui dentro. Per fare questa welcome page c'è anche un background service, cosa dovrebbe fare? Ah, fornisce lo sfondo. Ah, quindi io potrei anche implementare qualcosa, perché lo sfondo della welcome page che non ho ancora attivo perché ho aperto un progetto, ha questo colore, come dire, rosato, perché ho scelto questo, ma potrei implementare anche come sfondo un qualcosa che magari potrebbe animare lo sfondo o visualizzarci delle cose diverse da un'immagine fissa. Quindi probabilmente attualmente incorporato nell'ambiente c'è quello che, data l'immagine, vi fa vedere l'immagine di sfondo, però Extend ID interessante, però sì, senza documentazione l'unico modo per cavare fuori qualcosa qui è provare a mettere del codice e vedere quello che succede, quando si rischia anche di fare crashare l'ambiente, perché è come se questa parte in un certo senso di codice di plugin venisse eseguita direttamente dall'ambiente, cioè diventa parte integrante dell'ambiente, quindi bisogna stare un po' attenti. Vabbè, andiamo proprio ai gradi, tanto poi. Quindi qui è stato messo un riferimento al frame, cioè la pagina che viene mostrata e va inserita nella, che è la vista praticamente, quindi l'interfaccia grafica, l'indice dell'icona, non ho idea di come mai, forse qualcosa da, non ha un'icona, ok, se vogliamo associare un'icona da vedere all'interno della welcome page, cioè qualcosa che probabilmente va a pilotare questa icona che vedo qui di fianco al titolo. C'è abbastanza roba, come fondamentalmente, però sono tutti, allora questi sono per salvare dei valori, qui praticamente per restituirli. Quindi la welcome page plugin dà un ID, un name e un visible. Se andiamo a vedere come sono implementati, uno restituisce la costante dell'ID, l'altro il nome e l'altro mette a true della serie, il plugin deve essere sempre visibile, e con questo l'abbiamo registrato. Poi c'è il plugin creator, content plugin creator, serve per creare il contenuto da visualizzare. Qui ha messo un create view, ok, quindi dice se non ho creato ancora la mia vista la vado a creare e poi la restituisco in modo che l'ambiente la faccia vedere. Nel momento in cui viene chiuso o deallocato, viene spento il plugin, verrà chiamata questa destroyed view, che nel nostro caso serve per andare a distruggere la nostra vista, quindi un oggetto che se carichiamo il plugin dobbiamo vedere, dobbiamo andare a crearlo, a meno che l'abbiamo già creato. Se rimuoviamo il plugin o comunque lo disabilitiamo, dobbiamo anche distruggere, così rilasciamo anche la memoria. Icone, l'elenco delle icone, grafica array, quindi dobbiamo restituire tutte le icone che ci interessa utilizzare. E qui c'è icon index, che legge, scrive l'icon index, ma mi pare che poi sia stato fissato qui a un meno 1, esatto. Cioè il concetto è, dove sono andato? Qui, create view, dov'ero? Ok, quindi date le icone, niente icone, e l'indice dell'icona o meno 1 per dire che non seleziona nessuna icona. GetView restituisce la vista che ho già creato, quindi ho la possibilità di crearla quando serve, di distruggerla quando non serve più, e quando ce l'ho di restituirla tutte le volte che... plugin startup, plugin finish, fa la registrazione e la registrazione del plugin. In caso di finalizzazione, plugin finish. Quindi queste sono due procedure che vengono messe qui, ma per essere invocate in un certo senso dall'esterno o dall'interno.
questo plugin startup mi immagino che verrà invocato da qualche parte in questo view source. No, dov'è qui il register di cui si parlava? Forse non c'è, o forse è in alto. Ah, è qua, register plugin startup. Quindi nella classe ha messo l'inizializzazione e la finalizzazione. La finalizzazione viene chiamata qui plugin finish, e la creazione startup invece viene messa nella register. Quindi nel momento in cui io carico il package, questo funziona, nell'altro caso diciamo viene spento. Quindi se io prendo questo package, questo progetto, faccio un build e lo compilo e tutto va a buon fine, si spera, ok. È un package design time, quindi col tasto destro posso fare install. Lui mi dice che il package è installato e quindi buonasera Pan Spinning Kids, che tra l'altro stream, quindi vado subito, spero di non scrivere male perché ho scritto al volo, che stream programmazione, e quindi andatevelo a seguire se volete seguire delle persone serie come si suol dire. È un po' che non vengo a vedere una live, ma è anche un po' che sono assente perché poi mi sono fatto un po' di vacanze. Just Bones mi ha preso una vacanza, figurati io. Quindi una volta registrato vado qui nella welcome page. Ah, proprio Visible Secco è già, me l'ha già piantato qui. Quindi mi ha creato il plugin crea la vista, la restituisce, e quindi a questo punto e quindi funziona. Se vado qui trovo il basic demo plugin, quindi a questo punto ce lo possiamo trascinare. No, devo toglierlo. Se elimino la colonna, ecco, finisce qua. Se faccio più, quindi ce lo metto così, non lo vedo più. Se vado a prenderlo, lo trascino qui a metà, pip, lo inizializzo, lo vedo qui. Al momento è un pannello con solo etichetta. Vediamo se è vero che segue correttamente il colore. Se io metto il tema light, che non è leggero ma è luminoso, questi si sono, ho già trovato un bug nell'esempio, vedi che probabilmente se io lo tolgo resettandosi, quindi tolgo questa roba qui, lui viene deallocato, dovrebbe scomparire in teoria. No, non scompare. Why non scompare? Ah no, la vista non la ricrea, quindi rimane così. Probabilmente dovrei o chiudere la welcome page o chiudere e riavviare l'editor per vedere la modifica, che poi mi dà una bella access violation. Secondo me quell'esempio ha un qualcosina che non funziona molto bene, non è gestito molto bene, quindi bisognerebbe welcome page layout designer, c'è qualcosa, secondo me non è stato distrutto correttamente, e quindi come dire, adesso rompe le scatole. Quindi bisogna riavviare, penso che sia il tema di Windows. Ah, lui usa il tema di Windows, effettivamente io lo scuro. Infatti mi ha crashato completamente. Non si riesce più a terminare, no? Forse adesso ce la fa. Ok, non devo terminarlo in maniera brutale, quantomeno.
il ping pong della morte. Infatti quello, quando si arriva così, si è bloccati. Quindi sul cambiamento forse avrebbe dovuto fare qualcosa che non è avvenuto, e quindi probabilmente non è perfetto quel plugin, quell'esempio, o ci manca qualcosina, quindi aiuto, mi è venuto un momento di sbadiglio. Quindi forse c'è qualcosa da raffinare, si può dire. Leggermente. No, vedi, adesso l'ha messo bianco, quindi il tema del servizio risponde correttamente alla cosa. Però secondo me nel momento in cui viene rimosso, così funzionava, quel cambiamento gli ha rotto un po' le scatole, cioè welcome page. Nanna, quell'esempio lì c'ha qualcosa che non va. C'ha qualcosa che non va e che poi scasina tutto e non funziona bene. Non funziona bene. Infatti, vedi, mi lascia. Però essendo caricato come praticamente come una DLL direttamente dall'eseguibile, fa parte dell'eseguibile, quindi fa crashare tutto e come se il bug fosse. Vabbè, mo lo spengo e quindi tanto basta disinstallare il package, non è che ci sia poi molto da fare. Però è interessante perché intanto si inizia a vedere qualcosa. Secondo me chi l'ha fatto si è dimenticato qualcosina, o forse hanno fatto modifiche all'API e non hanno aggiornato qualcosa che serviva per farlo funzionare. Quindi forse non è un cambiamento del tema, scusate se bevo, ma diciamo che forse ha un problema di suo. Vediamo se togliendolo e rimuovendolo lo fa ancora. No, quando non c'è va tutto bene, quindi vuol dire che lì c'è qualcosa che tocca. Vediamo se magari dice qualcosa su questo esempio. Io ho un caldo che sto schiattando. Il concetto di installare un plugin fa vedere come recuperare il colore di sfondo. Secondo me il problema che ha questa implementazione è che quando viene inizializzato prende il colore, quindi se io non chiudo la pagina, non la riapro, non viene reinizializzato ma la lascio visibile, se cambio il colore cambia per tutto, ma questo non cambia perché il codice che contiene questa funzionalità sta in un punto che è il setup iniziale, quindi cioè lui lo fa una tantum, per cui ogni volta che avvio l'ambiente si prende il colore giusto, però se l'ambiente è chiaro lui non cambia colore, perché non c'è nulla che si aggancia e dice fammi capire quando cambia il colore, quindi. E secondo me c'è qualche altro baghettino che non riesco a capire di cosa si tratta, forse nella destroy, forse da qualche parte, destroy view. Ecco, questa destroy view però proviamo a aggiungerci qualcosina per vedere se risolve il problema. Eliminiamolo solo se è segnato. Che poi, cioè in modo da non rimuoverlo più volte, tanto noi possiamo tranquillamente ricompilarlo. Quando lo ricompiliamo, l'IDE scarica il pacchetto, lo compila e se era precedentemente installato lo va anche a reinstallare. O meno questo mi sembra dovrebbe farlo tutte le volte, però vabbè, lo facciamo. Provo a vedere se crash ancora, poi magari vado a vedere altri esempi se c'è qualcosa di. Allora, così compare, si chiude, ricompare, vabbè che la versione di prima era crashata, quindi potrebbe crashare in ogni caso.
faccio un più, lo metto lì, save, ed è questa inizializzazione scura. Se vado a cambiare il colore mi sa che non cambi. Adesso provo a rimuovere nuovamente la riga, provo a rimetterla, anzi no, dovevo metterla e lasciarlo lì, poi chiudo la welcome page, riapro la welcome page, no, ce l'ha proprio insito, ce l'ha proprio insito nel DNA, quindi niente, non ne vuole sapere, fa crashare tutto. Devastante, bisognerebbe testarlo, se c'è della logica bisogna metterla all'esterno e testarla a qualcosa di esterno, perché se si mette logica complessa in qualcosa di questo tipo diventa incredibilmente lento. E dai, chiuditi su, sai che diavolo sta facendo. Ok, vediamo se magari gli altri esempi sono fatti un po' meglio, anche per che quelli, come dire, nativi funzionano, quindi mi aspetterei che ci sia qualcosa che, boh, non so cos'è che non va, perché per il resto la logica sembra corretta, quindi non lo so, forse fa una registrata di troppo, boh. Si va con il furgone a cercare il programmatore che l'ha messo insieme, eh sì, quello bisogna stare attenti, perché quando poi a chi fa i danni è sottoscritto o equivalente, dopo mi vengono a cercare me, quindi allora chiudo, apro, chiudo, riapro, vediamo se rompe ancora le scatole, sì, però lo fa all'avvio, all'inizializzazione, c'è qualcosa che rompe le scatole proprio alla partenza, quindi ok, adesso lo disabilito e poi basta, c'è poco da fare, quindi come dire, inutile, però ci indagherò, perché chiaramente questo è una problematica, quindi dovrei guardare il codice, magari provare a capire cosa c'è che non va a tutti gli effetti, però beh, non volevo starci sopra troppo, fare una carrellata prima, perché è la prima volta che vedo questo sistema, e quindi ok, si può espandere, si può rimuovere, adesso lo tiro via e così siamo tutti contenti. Riapro il progetto, open in project, andiamo a vedere magari la cosa ci balza all'occhio, anche se il codice non è complesso e sembra quasi fare un po' tutto il necessario, quindi la cosa però che mi viene da dire è, se questo viene distrutto, lui fa il get view e non c'è, viene ricreato, poi c'è un'altra cosa, il destroy non sono, sembra però una cosa che riguardi la creazione. Ma questa creazione, allora è vero che qui l'inherited non serve perché viene chiamato in automatico, però andiamo a vedere un attimo, che magari non si sa mai, no, è quella dell'object vuota, quindi fondamentalmente non fa nulla di particolare. Che roba c'è? La creazione che fa quella cosa lì, la destroy che chiama destroy view, inherited destroy, però fondamentalmente non qui c'ho aggiunto il controllo che verifichi che questo sia segnato prima di distruggerlo, quindi ok, qui recupera solo dei dati, plugin startup, finalization plugin finish,
non capisco perché questo controllo if lo fa qui e non lo faccia anche qui, visto che lo ha messo qui sotto, tanto vale farlo in entrambi i casi. Qui quando fa una result if not assigned, se non abbiamo una vista, create view, la vado a creare, create view, if not assigned appunto, questo dovrebbe essere mainframe create nil, ok, e restituisce il valore di questo campo. Qui c'è la distruzione, quindi in realtà questo getView potrebbe essere la restituzione di createView, forse, non lo so, questo forse non è del tutto corretto, quindi sembra, si direbbe tutto a posto in realtà, però c'è qualcosa che non mi convince. Però proviamo a dare un'occhiata agli altri esempi che magari hanno un approccio un po' diverso. Ok, qui continua ad aprirmelo, quindi senza quello funziona tutto, vuol dire che questo plugin fa roba che altri non fanno. Caption Frame Demo Plugin, questo dovrebbe essere un po' diverso. Cosa dovrebbe fare? Questo esempio è molto simile al primo, perché è un semplice frame, quindi un riquadro con del testo, però il testo è riempito con System Information, ok, computer name, quantità di memoria, versione di Windows e così via. La parte interessante e diversa, a parte quella lì, è che the introduction of a caption frame, in cui il nostro frame viene posizionato. Quindi c'è un caption frame. Il primo plugin non l'ha definito, quindi quando viene mostrato nel lead, quello che si vede è il pannello col testo. Effettivamente, concettualmente si comporta come un singleton. Sì, diciamo in un certo senso sì. Sto cercando di prendere una sarabiga, come si dice dalle nostre parti, quindi forse è passata anche dalla cam, ho visto un... Questo invece mostra il plugin name in una standard caption area sopra il plugin view frame. Lo fa nella create view con una chiamata a create caption frame. Cioè, quindi io come intestazione del mio plugin posso non dire il testo, ma posso fargli creare un pezzettino che fa da intestazione. Sa che devo vedere l'esempio per capire. Caption frame demo plugin view, ok, c'è quell'interfaccina che diceva prima che farà vedere, queste sono delle etichette, verranno riempite con i dati di presi dal sistema. Faccio F12, vado a vedere il codice, mi trovo qui sulla public, parti commenti che non servono a niente, praticamente c'è una finestra principale e nella costruzione va a usare questo memory X, memory available to Windows, quindi va a recuperare le informazioni del sistema operativo, il processore, il computer name, usa proprio le variabili di ambiente, più sempre il colore per lo sfondo, quindi fa quello che faceva prima, più recupera le informazioni anche sulla memoria e poi le va a formattare, totale fisica allocata, va a mettere la memoria libera, ok. Quindi questa è la maschera che una volta mostrata recupera i dati e li fa vedere, perfetto. Nella costante qui ci saranno, insomma, come sempre, il nome
e il nome del plugin e la stringa da mostrare, system info, ok. Diciamo che la ciccia sta qua dentro. C'è il solito, i soliti get plugin name, get view, create view, create caption frame. Ah, no, ok, ho capito. È una funzione che richiama per aggiungere oltre al riquadro la creazione di un'intestazione dove vengono passati però sempre l'ID e il nome, quindi non è che io posso usare un pezzo di interfaccia che faccio io da usare come intestazione, ma nell'esempio, se non viene chiamata la funzione che crea l'intestazione col titolo, di fatto noi vediamo direttamente il riquadro, quindi invece in questo caso vediamo anche il resto. Quindi plugin creator, scusa, ma qui usa la create, ah ok, vuole l'interfaccia, in teoria però non dovrebbe esserci bisogno di chiamare, di fare degli unregister, dei destroy, di fare un plugin finish, perché vabbè, non lo so, qui c'è qualcosa che è probabilmente responsabile dell'errore che abbiamo visto prima, ma non saprei dirlo. Comunque questo, comunque, al netto che recupera informazioni e mette l'intestazione, fondamentalmente è lo stesso esempio di prima, c'è una chiamata API in più, però vado sulla fiducia e faccio direttamente install, quindi compila, quindi va, invece non va, e registra il plugin, ok. Quindi se io qui mi chiudo questo progetto, tornerà alla welcome page, vado a vedere la welcome page che componenti ci sono, ah no, è già comparso, ok, e fa vedere le impostazioni memory available to Windows, vabbè, ma questa è la totale fissa, non è un dato che varia. Ok, quindi mi fa vedere le informazioni, però scommetto che anche questa avrà lo stesso problema dell'altro plugin. Se io lo chiudo adesso, lo vado a richiamare, bam, attenzione, questo non ha il difetto. Ah, quindi questo system info, questa è la mia label, questa è la caption che viene creata. Infatti prima faceva vedere direttamente il riquadro grigio. Ah, quindi in queste interfacce questa parte è fuori dal, cioè il controllo che viene messo nel plugin è questa parte qui e questa parte qui, mentre questo è il risultato di una chiamata che dice mettimi quell'intestazione, che registra, diciamo, il testo per la caption. Se non viene chiamata non vedrei la riga di questa parte qui, vedrei proprio direttamente i controlli. Infatti prima vedevamo il riquadro grigio che faceva, cioè senza intestazione faceva effettivamente un po' schifo, però questo, attenzione, questo sembra funzionare. Curioso, perché sembra fatto uguale, tra le ultime parole famose. No, non si incazza. Vediamo se cambia anche luce. Vedi che c'è anche questo, il baghettino ha cambiato la caption, perché questa l'abbiamo fatta chiamando una funzione, quindi Delphi ha messo l'intestazione, quando cambiamo il colore sa che quella va convertita e va trasformata. Questi plugin sentono il cambiamento, quindi probabilmente hanno un pezzettino di codice scritto apposta, mentre questo lo carica all'avvio, siccome non abbiamo chiuso, riaperto, non abbiamo spostato, non abbiamo fatto cose, non va, cioè non sente il cambiamento, quindi non mi va a mettere il tema aggiornato. Vediamo se crasha, se chiudo e riapro. Se chiudo e riapro non cambia nulla. Se provo invece a togliere la colonna e faccio save, lui se ne va. Se provo a fare edit layout, aggiungo la riga e ci metto lì system info e salvo, compare, ma comunque è già inizializzato, non c'è niente da fare, non... io devo chiudere e riaprire se voglio avere soddisfazione, altrimenti perché riaprendolo nel momento in cui carica va a recuperare anche le informazioni. A questo punto
sarei curioso di capire qual è la differenza tra questo rispetto a quello di prima. Sarebbe interessante anche sapere come riceve la notifica del cambio del leader, però una cosa alla volta, come si suol dire. Cos'è cambiato? Non lo so. Fa la register con lo startup, la finalization c'è in ogni caso, questa sembra uguale, questa sembra uguale, icon index value è uguale, questo è uguale, qui c'è nella create view, forse è un problema di prova a prendere l'altro progetto, aggiungi il nome del plugin, ah cioè tu dici banalmente a metterci il nome, sarebbe una roba clamorosa, comunque ho capito cosa intendi forse. Effettivamente è l'unica differenza principale che hanno. C'è un po' di differenza anche nel resto del codice, però quindi, se ho capito bene, tu dici siccome qui non mette l'etichetta, magari senza quello Delphi prova a spegnerla e la va. Dunque aspetta, andiamo a vedere come era fatta l'altra. OBS molla la CPU. Magari Delphi dice, beh, la caption la rimuovo sempre, siccome noi non la creiamo, fondamentalmente magari va in errore quello. Ah, non mi sento di escluderlo, quindi no, scusa, il creator. Andiamo a vedere la differenza in quella procedura, perché magari differisce anche nell'altro senso, perché io questo support, ad esempio, non l'ho utilizzato qui. Non lo vedo e quindi lui dice if not assigned plugin view, ah ma qui funziona in maniera completamente diversa, però cioè proprio diversa l'implementazione, cioè lui dice se non è plugin view, cioè qui lui si fa creare un caption frame, cioè lui si fa creare da Delphi tutto il frame, non gli dice ti do io il frame, mi dice se lo fa creare e una volta che ce l'ha va a dire al frame creato da Delphi di mostrare all'interno il nostro frame. È un po' diversa questa cosa, però questa è molto diversa. No, te lo credo che non funziona questo, cioè noi nel basic plugin andiamo a dire che il nostro frame è il frame da mostrare, quello che invece fa qui è dire creami un frame con l'intestazione e imposta il mio frame come client di quello, quindi quando Delphi lo va a rimuovere il nostro frame, qui c'è un po' di differenza, effettivamente. Forse in questo caso noi dobbiamo... In quel caso funziona. Funziona, è molto diversa la cosa. Cioè è proprio diverso quello che facciamo. Non è solo diverso il fatto di dire ti creo, cioè aggiungimi il titolo. Cioè in quell'aggiungere il titolo lui va a creare anche proprio la finestra che ci ospita, che sarebbe poi l'equivalente di quella che noi creavamo prima. E noi gli abbiamo dire ok, se tu supporti il sei un caption frame, e lo sei perché ti ho appena creato così, questo lo creo, imposto la vista come parent tra l'altro e dico che devi mostrarlo all'interno, quindi noi non gestiamo più la pare questa plugin view sia un'interfaccia, perché dobbiamo fare la free, perché non è un'interfaccia, no, è sempre un T-frame, quindi giusto.
noi andiamo a distruggere qualcosa che distrugge anche la parte interna, e quindi no, è proprio diverso. Cioè, sopra crea un T-frame, create nil, esatto, cioè questo perché non abbiamo qui un contenitore a tutti gli effetti, non sappiamo come, anzi scusa, stavo pensando, abbiamo pure il sorgente, quindi possiamo andarla a vedere. Create caption frame, che cacchio fa? Create caption frame, vabbè, questa è l'interfaccia, immagino, però ci deve essere anche l'implementazione da qualche parte. Fermati. Dove viene implementata sta roba? Ah, eccolo qua. No, scusa. Dobbiamo trovare l'implementazione del plugin service, che è qui. Dove viene inizializzato questo robo? Where is the implementation di questa robation qui? Qui ci sono solo interfacce. Non abbiamo anche una bella implementazione, non ho capito come si fa. Tu sappi, welcome page, magari si chiama così, punto qualcosa. No. Tu sappiai. Dai, molte alternative. Forse qua dentro. No. Mi sa che di questo non ci abbiamo il sorgente. Porca la pupazza. Scusa, fammi vedere una cosa, andiamo a vedere. Volevo cercare di vedere se c'era la possibilità di capire. No, welcome page non c'è. Qui c'è il sorgente. Allora, finding files, trova in questa directory create caption frame. Filters.pass, sì, va bene. Troverà uno che l'interfaccia è c'è solo questa. Mannaggia. Avrei preferito vedere. Avrei preferito trovare del codice per capire se per caso l'owner non è nil, ma è qualcos'altro. Palette API, tools API. C'è l'Esprix. L'Esprix, ragazzi, sono una cosa che esplorai tanti anni fa. Sono i plugin che servono perché puoi creare un plugin che faccia vedere qui della roba. Cioè, prendo un file, ricevi informazioni e far vedere. Qua ci vorrebbe il progetto di ieri che ritrova il codice di una cartella, no, infatti era quello il no, i progetti. Niente, non volevo vedere se c'era un'implementazione di esempio, ma abbiamo solo le interfacce. Le implementazioni probabilmente sono parte integrante dell'ambiente, quindi non sono. Abbiamo delle metrics, abbiamo un exception. Ma niente da fare. Access to the main view. Magari il problema è proprio che lì non mettiamo un owner o qualcosa del genere. Però scusa, create caption frame. Ok,
Allora, questo plugin service, quanti frame può creare? Create caption frame, create plugin, registered in welcome page. Mamma, come l'avete tradotto male. Non abbiamo un create plugin, destroy plugin, plugin count, plugin id, plugin by view. Non abbiamo un altro create frame, quindi l'unico modo niente, volevo vedere se c'era un altro create caption frame per fare qualcosa di mi sorge, però posso fare una cosa. Posso dire, usiamo la no, voglio la dialogues, non si chiama dialogues quella con show message, e vabbè che qui ci mancano un po' di package, quindi il problema potrebbe anche essere quello, c'è solo il design id. Dovrei importare probabilmente qualcosa del forse è VCL dialogue, ecco, esatto, perché ovviamente sono le dialogue specifiche. Se io qui dentro vado a scrivere qualcosa del tipo show message, plugin view, owner, class name, forse va meglio scrivere uno nell'altro, però sì, perché qui dovrei cambiare tutto il codice. Ricarico l'altro, okay. Cioè provo a vedere se quell'host che lui va a creare per i plugin ha un parent che è nil. Io se è nil ho un access violation, quindi non puoi scrivere nella label. Ottimo suggerimento. Sì, effettivamente avrebbe molto più senso, in un certo senso, quindi no, perché non accedo al sì, in realtà sì, però vabbè, voglio essere, come dire, allora, if assigned arend, quando ho la live attiva, non so perché, ma mi mangia qualche tasto. Quindi se abbiamo non assegnato, fammi vedere. Dobbiamo aggiungerci la VCL Dialogues come rallenta effettivamente un sacco il e quindi sì, volevo usare un debug ancora più dei poveri, ecco, quindi essere ancora più, questo dovrebbe farlo reinizializzare, perché se ho ricompilato il package o mi dice che è in uso oppure lo scarica e lo ricarica. Chiamo la welcome page ma non compare nulla. Forse dovrei uscire e rientrare? Può essere. Perché effettivamente l'inizializzazione la fa solo una volta. Allora, usciamo. Sperando che non lo mandi in crash, perché dopo devo andare nel registro se lo voglio togliere, quindi questi esperimenti andrebbero fatti su un profilo a parte. Bisognerebbe lanciare Delphi con un registry diverso in modo che si crei una cosa da zero, anche perché magari ci sono dei plugin installati che potrebbero dare qualche problema.
Vediamo, vediamo. Uffa, dai, ci impiega troppo tempo. Eppure non tiene molta CPU, però la parte grafica rompe veramente le scatole, quindi adesso ci arriva uno show message sui denti bruttissimo. Non viene mostrato niente, quindi probabilmente è nil davvero. È nil, però evidentemente è una differenza, cioè secondo me nel fare questo frame Delphi se lo scrive da qualche parte, cioè da qualche parte se lo censisce lo funziona. Perché non vedo. A parte che qui non ha scritto tutto. Mancano dei pezzi che prima scriveva, quindi forse qualcosa non è andato a buon fine. Ma chi lo sa. Sistema info. Non mi trovo più il processore, la memoria, va un po' strano. Comunque non ho visto lo show message, quindi non è assigned. Ci sta. Quindi questa parte si può dire che non è assegnabile, quindi fermati. Ragazzi, vi lascio i telefoni che è giunta a quell'ora fatica per ritirarmi. Tra un po' è giunta anche per noi, perché buonanotte, grazie per la partecipazione, molto gradita. Per il passaggio, e ci vediamo poi presto sui canali di Dan e Jung, che forse stanno ancora streamando, magari dopo gli faccio un raidone, così vado, passiamo da Reggio a Bologna, quindi buonanotte. Quindi o questo non funziona o questo non è assegnato, quindi ci sta questa cosa. Ti ho preso, Zanzara. E quindi, però sì, allora diciamo che senza una caption è molto non mi piacerebbe creare un plugin, dovrebbe essere molto particolare per non averla, e quindi mi pare che tutti quelli di Embarcadero ce l'abbiano. Però sì, in un certo senso è un po' limitante, c'è qualche bug, però almeno c'è modo di, cioè ha un senso a questo punto il motivo per cui quelli che vediamo funzionano, questo funziona e gli altri non vanno, quindi ha un suo senso. Quindi se prendo il basic, che tanto poi fondamentalmente non ha grosse differenze tranne quella cosa lì, probabilmente riesco in un certo senso a fissarlo, a farlo funzionare come si deve, perché aggiungendo la parte del frame quindi noi in realtà dovremmo dire che se questo non è assegnato lo andiamo a creare con questi parametri, se il frame che ha creato supporta l'interfaccia, il mainframe viene creato con quello, come lplugin view forse ho scritto un codice che non è corretto, forse questo è un po' diverso, forse c'è qualcos'altro che potrebbe essermi sfuggito. Vediamo che forse
Andiamo a vedere questo di creator. Scusa, questo è le plugin view. Ah, ok, ma anche la variabile. Tutto lì. Ok. Le plugin view. Se supportato, quindi lui copia all'interno questa roba. Vabbè, questo possiamo dichiararla anche inline, tanto non ce ne frega niente. Quindi va a vedere if support, fa questa roba qui, altrimenti fa, e l'altra roba la possiamo cassare in questo caso. Quindi possiamo cassare questo che non serve più, e la parte finale, questa roba qui, ecco, a questo punto dovrebbero, ho visto mancano le var, ma sai com'è, sono già più di giovedì e sono già a letto, quindi, ma comunque. E a questo punto è vero che ho fatto un altro po' di brutte, come dire, modifiche, forse che non erano necessarie, però proviamo a fare un build. Ho fatto un build con Success, quindi provo a chiudere il progetto, vedo nella welcome page cosa succede. Aiuto. Se non va, amen a questo punto, perché ci andrò a, come dire, a esaminarlo in una seconda sede, perché a quel punto mi arrendo. Ho schiacciato dove non dovevo schiacciare. Ciao Antonello, ben arrivato. Ehi là, stiamo in realtà crescendo lì di 10. Adesso provo a trascinare il basic demo qui dentro. Paf, che brutta. No! Component che si chiama, gli avete dato lo stesso nome? Marrani, che non siete altro. C'è il componente che si chiama uguale. Beh, vabbè, questo lo posso... Come si fa a eliminare? Ah, ok. Bastava fare così. Sì, ma aspetta che adesso ci mettiamo quello buono. Però in realtà la vista l'ha già creata, quindi tutte le volte che ci provo immagino che il risultato sia sempre lo stesso, cioè... Esatto, non riesce a creare il frame. Certo che chiamarlo allo stesso modo... Stavo bevendo Ugo, il framework per fare i siti web oppure una bevanda. Sembra di averla sentita, però non l'ho gradita mo. Ho messo una Red Bull nella ghiacciaia, me la sono dimenticata. In questo momento sarà congelata, quindi sarà una roba. Qui hanno usato dei nomi per i frame che sono dei nomi bastardissimi, perché ovviamente a questo punto ci hanno un po' fregato, perché chiamare questa roba mainframe, va bene che a parte che è un po' troppo altisonante, quindi io lo chiamerei a questo punto basic demo plugin mainframe, a parte il fatto che lo andrei a creare vuoto prima di metterlo in un owner, quindi cioè io lo svuoterei il nome del frame come si fa normalmente, quando forse potevo lasciarlo col nome vecchio andando solo a togliere, vediamo. Sperimentiamo che va sempre bene. Allora, mainframe lo chiudo e vado a fare questa cosa qui. Lframe punto. Ah, ma qui già gli dà un owner, quindi è già univoco all'interno dell'owner e quindi non serve a nulla che
già problematico probabilmente, quindi qui abbiamo solo interfacce, non abbiamo Sì, vabbè, ho capito. Nell'andare a scaricare si è arrabbiato fortissimo perché sta distruggendo tutte le istanze di prima e quindi mi crescerà l'IDE brutalmente, anche se adesso andassi a riavviarlo tutte le volte che provo a scaricare il package, come dire, cresce di brutto. Core IDE è andato, quindi quando è andato Core IDE è andato anche il resto, quindi ciao caro, quindi diciamo giocati Delphi, va bene. Io ho sempre problemi a cambiare lo sfondo della welcome page, figuriamoci plugin, appunto, infatti è un sistema diciamo un po' da esplorare, ci sono alcuni, come si dice, i quirks, sono piuttosto qui, però abbiamo già scoperto alcune cose, cioè oltre a scoprire come si fanno i plugin abbiamo anche scoperto quali sono le cose che non vanno e cosa evitare per trovarsi nei problemi. Occhio ai nomi dei frame, e quindi anche i frame dovranno avere un nome univoco, mi viene da dire, e infatti adesso lo ha creato, quindi adesso viene arriveranno le patch, ma questo secondo me poi è un API ovviamente creata su cui bisogna vedere se fanno patch, perché trovare un bug nel fare una cosa che usa un API dietro le quinte alla fine sì, cioè tecnicamente l'API è buggata perché mi danno un demo, se lo seguo faccio un plugin che non funziona, quindi a tutti gli effetti potremmo dire che frame.name uguale stringa vuota, ma non funziona perché c'è già l'owner, però è vero che se gli cambio il nome subito qualunque vado poi a caricare con lo stesso name non dovrebbe andare, quindi è un accorgimento che andrebbe fatto su tutti, quindi piuttosto come scelta qui andrei a mettere anche un nome univoco sul frame per sicurezza. Però faccio il close all, dovrebbe tornare alla welcome page senza andare in crash, e quindi ce l'abbiamo, quindi se la chiudo e la riapro, sì, cioè se faccio creare il frame direttamente a Delphi e metto il mio frame non come frame della vista ma come client, quindi da mostrare, cioè glielo passo come parametro, quindi lui ha già creato un frame con la caption dove dentro ha un'area dove va a mettere il mio frame, quindi a questo punto il mio diventa figlio di quello che è anche l'owner, probabilmente nel distruggerli Delphi tiene conto di cose che non ne tiene conto nel farlo quando si tratta di un frame diretto, cioè se lo creiamo direttamente noi probabilmente saltiamo un passaggio che invece nel loro passaggio, nella loro gestione c'è. Purtroppo, cioè, ci servirebbe un API per creare un frame vuoto senza caption, a parte il fatto che io potrei scrivere magari un pezzo di codice che dice mio frame.parent e arrivo al frame parent, caption è disabilita, oppure cioè una volta che noi poi scriviamo codice Delphi e sappiamo di che tipo è il nostro contenitore non è detto che non riusciamo a disabilitare la caption, cioè il vantaggio di sapere un po' i problemi e avere anche un po' di codice è che i workaround poi si possono fare, quindi potremmo anche fare i barbini in un certo senso. Però vediamo se riesco a far vedere anche l'altro frame, perché il nome è sì duplicato, è vero, però no, a questo punto funziona. Rimane l'intercettare quell'evento che dice ai plugin attenzione ragazzi, è cambiato l'IDE da chiaro a scuro, perché in questo caso questi cambiano mentre il basic demo plugin e le label rimangono. Compila quindi va, forse no, in questo caso funziona. Se non funziona non è colpa mia ma è colpa di Embarcadero. quindi se lo metto light, sì, lui mi mette lo sfondo. Sembra che qualcosa cambi sulle label, forse non cambia. Non sono sensibili al cambiamento però ci sta, perché effettivamente
cioè nella creazione c'è, prendo il colore e lo metto di quel colore, probabilmente cambiare il tema non equivale a ricreare il plugin e quindi devo intercettare l'evento e dire a fronte di cambiamento tema riprendo il colore e lo imposto, a quel punto mi tengo allineato. Si può fare perché vedo che gli altri tecnicamente lo fanno, quindi gli altri, cioè gli altri frame rispondono bene, i nostri no, e quindi però quantomeno adesso provo a chiudere la welcome page, poi provo a riaprirla mettendo quel name vuoto, possiamo lasciargli il nome e non rischiamo di quella di sempre colpo di Embarcadero, beh, giusto? Perché c'è anche la T? Ah, Technologies, giusto? Embarcadero Technologies, giusto? Mi è venuto in mente perché ho detto, ma la T è di troppo, ho detto, però l'ho già visto scritto così. Ma è vero che c'è anche la T di Technology. Ci stai, quindi... Ok, beh dai, un po' di cose le abbiamo scoperte. Ah, ecco, bastava leggere. Responding to the team changes. Una cosa che ho notato è che il color scheme è controllato solo all'avvio e quindi se reinstalli il plugin o restart Delphi allora prendono il colore, ma altrimenti rimangono di quella cosa lì, mentre ListView risponde al, anche perché c'è questo ListView base plugin, cioè c'è questo create frame, c'è un qualcosa che crea un frame con già una ListView. Mi piacerebbe capire, quindi vuol dire che è già stato implementato probabilmente un frame in grado di visualizzare cose, magari gestito col fatto che se lo metto in orizzontale mi fa le colonne, se lo metto in verticale mi... dove forse manca la parte da dirgli quali sono i dati da mostrare. Ah beh, c'è scritto qui anche. Comunque probabilmente c'è modo di interagire con... View Colors, ok, mi fa piacere, ma mi piacerebbe poi sapere come recuperare il colore, ma questa è una cosa che vedremo. List View Data, ok, non facciamo in tempo, ma c'è The Storage Tool, The Title, Description and Option Icon. Ah, ok, cioè quindi se vogliamo fare un elenco di elementi che hanno già una caption, una descrizione, un'icona, non abbiamo bisogno di usare la control di farlo da zero, ma possiamo creare un frame, un welcome page plugin ListView page, no, come si chiama, c'ha un nome lunghissimo, cioè un frame che crea un plugin che va nella welcome page che già ha una ListView all'interno che mostra cose e noi dobbiamo semplicemente in un certo senso ci sono i metodi load data, refresh data, cioè quindi qualcuno da fuori ha già i pulsantini per fare il refresh, il load e può anche interrompere, noi semplicemente possiamo banalmente metterci, cioè riempire solo gli spazi, quindi se gli diamo le icone, i testi, la cosa, ma, perché in effetti ho detto sono stati bravi a essere coerenti, perché tutta questa videata qui e questa videata qui, al netto che fanno vedere cose diverse, sono molto simili, ho detto, forse hanno usato, li hanno proprio fatti uguali, invece no, cioè loro creano il frame col titolo e la list view e quando c'è da caricare i dati vanno a recuperarli e dicono questo è il titolo e questa è la descrizione, titolo e descrizione. Qui fanno la stessa cosa ma il titolo e il nome del progetto, la descrizione e il percorso. E questo forse è un di più, è un pulsante creato che qui non viene gestito, c'è anche il tooltip interessante, quindi che fa vedere le cose e quindi anche gli altri sono fatti più o meno così. Se io metto ad esempio un learn qui, lui me la crea, fa la loading. Beh, è carino perché non dobbiamo implementare quel loading che fa vedere, probabilmente è già implementato, cioè noi quando carichiamo i dati dove vogliamo il loading lo fa già vedere lui e quindi non dobbiamo fare un'interfaccia uguale. Questo quindi è il title, questa è la description, perfetto, cioè praticamente se noi dobbiamo creare delle liste abbiamo già la lista fatta, a noi è sufficiente. Spostati a destra, spostati in alto, espanditi un po', giusto per vederti un po' più largo. Noi dobbiamo semplicemente implementare il plugin. Ah ok, no, era solo un po' lento per via che nella live.
e lui ci dà già tutte queste cose qui. Ma quindi il refresh come dovrei farlo? C'è qualcosa all'inizio, alla fine? No, forse non c'è, basta. Me lo chiede lui nel momento in cui si va a... Quindi new in get it, anche gli altri saranno fatti praticamente allo stesso modo. Sono tutte list view. Waka time. Sono tutte list view con l'icona o l'immagine da restituire, il tooltip. Beh, questo è interessante perché se devo fare un'interfaccia così con dei miei dati custom, non ho bisogno di implementare molte cose, prendo la list view e riempio gli spazi, riempio i buchi. Quindi project tree plugin, welcome page. Attenzione, c'è anche the caption frame, simple frame to have the tree view implement the standard created by just above. Ah, interessante, questo è qualcosa che dovremo... Ah, molto bello. C'è già un plugin con un pochino di cose customizzate, fatte dal... E quindi qui ci andrò a mettere una star, perché c'è sicuramente qualcosa di interessante da vedere. Very interesting, very interesting. Molto molto interessante. Ok, ce ne occuperemo nella prossima live, dove ci faremo un pochino di... continueremo il viaggio all'interno dei sentimenti, come dice Filippo di Temptation Island. Dovete sapere che io guardo Temptation Island, però non vuol dire che io sia... cioè, mi piace il trash, quindi io posso guardare Quark o come si chiama adesso Temptation Island assieme, quindi piacciono le trasmissioni, e guardo anche gli agenti immobiliari su Real Time, quindi numero di follower che finisce giù. Va bene, dai, via, torniamo al... non lo sente nessuno, speriamo che non lo sente nessuno. Ok, dai, diciamo che con questa estensione in realtà abbiamo imparato un po' di cose, ovvero che hanno buttato lì un... quindi anche il falò di confronto. No, meglio di no, perché lì succedono... diciamo che quando guardo la trasmissione in quel falò ci butterei qualcuno, però... però diciamo che io lo eviterei molto, molto... molto, molto... Ah, ci sono delle cose che sono... sono troppo fantastiche, il pinnetto. Io se lui continua a comportarsi così lo lascio. Ho un video per te dove esattamente si vede quello che uno non vorrebbe vedere. È fantastico, ci sono delle cose... il trash quando è ben fatto, cioè quando è talmente trash che per contrapasso fa il giro e diventa bello, allora vale la pena guardarlo, quindi è molto divertente. Vabbè, lasciando perdere queste cose, direi che siamo in pochini per fare dei ride da vedere così. In realtà ci sono degli utenti collegati, ma secondo me sono tutti bot, non so, qui pochi che vedo, non... ovviamente ci sono... siete in due, ma ci sta, cioè tra luglio, fine luglio e inizio agosto mi aspettavo... stasera mi aspettavo veramente di farla da sole, dai, perché giustamente si va in vacanza e quindi... no, dai, magari facciamo un ride la prossima volta o quando siamo in più persone, che ci sta. Water morto, quindi... però, diciamo, siamo sempre pochi ma buoni, come si può dire, quindi come si dice di solito, ma io ci credo, quindi... vi ringrazio di nuovo per la presenza. Domani è venerdì, quindi morto il router proprio. Io sto cercando di informarmi sulla fibra ultraveloce perché vedo che qui potrebbe arrivare, quindi però è come se non ti fossi scollegato, quindi non so se si dice così, però vabbè,
la grammatica ormai l'abbiamo abbandonata. Via, tutto ok. No, di nuovo, grazie per la presenza come sempre, per il supporto e i suggerimenti, perché altrimenti non ce la faccio mai. E ci riaggiorniamo, direi, la prossima settimana, se tutto va bene, ma sarà una settimana di fuoco perché devo recuperare l'auto, eccetera, e quindi un router 5G dal sei in vacanza, guardi le live in vacanza, cioè non devi pensare al lavoro. Nelle due mie settimane di vacanza ho preso il PC, non l'ho proprio toccato, e quindi è stato fantastico. Quando ho ripreso a lavorare lunedì, ho detto: questa tastiera com'è che si usa? Cioè era un po' impacciato, però effettivamente due settimane di pausa ci stanno, ci vogliono, perché sennò non si stacca mai, quindi bisogna farlo, per cui quindi buon proseguimento di vacanza. No, se tutto va bene riesco a recuperare la macchina dopo aver rotto il cerchione, e dovrò fare anche una trasferta, non so quando andrò in palestra, la prossima settimana sarà un disastro, però se riesco probabilmente giovedì, mercoledì, si potrebbe fare anche mercoledì la live, adesso vedo quale sarà la giornata, no, mercoledì o giovedì c'è un evento che non vi segnalo perché qua a Modena, quindi siete distanti, ma c'è un meetup a cui ho partecipato e a cui ho presentato Delphi, quindi è stato molto interessante, quindi ho trovato altri che stanno sviluppando in Delphi, quindi che mi hanno chiesto qualcosa, per cui è stato utile, non pensavo, e quindi e la prossima settimana non mi ricordo in quale giorno, ma penso che sia io penso a giovedì, però mi sbaglio senz'altro, forse mercoledì c'è questo evento per cui vado a partecipare, perché comunque è sempre interessante, ci sono un po' di presentazioni, no, è mercoledì, quindi la live, se riusciamo a farla, probabilmente la facciamo giovedì o niente, quindi per cui si potrà fare. No, poi avevo due o tre foto, non so se ce n'è ancora, della presentazione che è stata fatta, non che si veda più di tanto, ma se vado a vedere, no, forse le ho già archiviate, niente da fare. O forse ce l'ho ancora qui, conferenze, no. Tra l'altro ho provato a avviare una proposta anche al Code Motion o qualcosa del genere, e poi voglio partecipare attivamente a un gruppo locale su, sai che lavoro con Umberto Baron, con il gruppo locale di Python, e mi piacerebbe fare un talk su Delphi for Python, e quindi non lo trovo, forse le ho già archiviate, ma meglio, perché vuol dire che avevo paura di perderle e quindi mi sono premunito, come dire. Volevo farle vedere, ma niente, non succederà un'altra volta, quindi però cavolo, dove ho messo nel materiale? È strano che non ce l'abbia. Le foto degli appunti ho archiviato tutto, perché con la paura di andando in ferie di perdere qualcosa magari. Il gruppo locale di Python fa anche AI, l'ultima si chiama PyRe, perché Python Reggio Emilia. L'ultimo talk che è stato fatto non è stato registrato, però dal vivo, è stato un'oretta e mezza, abbastanza lungo, è stato proprio su ChatGPT, quindi si è parlato proprio di AI, quindi per cui è stato molto interessante. Io poi non sono bravo in matematica, non ci ho capito un H, cioè ho fatto finta di capire, un po' capito, ho chiesto infatti anche suggerimento su alcuni libri for dummies, ci sono un paio di libri fatti da Laurili, uno si chiama Natural Language Processing, non for dummies, ma diciamo un'introduzione ai transformer, quindi a quella parte, non i robottoni, ma la parte che fa appunto un componente di ChatGPT, fondamentalmente, ovviamente con la sua complessità, però siccome costa una sessantina d'euro, ho detto adesso aspettiamo di entrare nell'argomento, poi se mi interessa magari li compro, però ci penso un attimino, perché effettivamente
sono due libri e quindi prima o poi devo passare a Modena per un meetup di AI. Mi chiedevo se fosse lo stesso gruppo o un imparentato. Forse imparentato, cioè forse non visti tutti i Transformer, quindi non i robotoni. Forse imparentato perché c'è un altro meetup, c'è la Coding Gym di C++ e forse quello è la Modena Tech Scene. Modena è un altro gruppo che organizza delle conferenze, degli eventi, e cioè non è imparentato, però è un'altra cosa. Però anche quello, ho partecipato una volta alla loro conferenza, avevo fatto anche un reportage, l'unico articolo che ho su Medium l'avevo pubblicato lì, che l'avevano un po' divulgato, e è interessante. Però ho capito, c'è un ML più AI, una cosa del genere, e quindi Marco Arena, esatto, che è un espertissimo di C++, che fa anche un po' di, che fa la Coding Gym. Mi sarebbe piaciuto parteciparne una volta, però non si può usare necessariamente C++, però lui è un programmatore di C++ e quindi, essendo tu ferrato in C++, lo conoscerai senz'altro. E quindi è un mastro, non come quelli di Poltrone Sofà, come si diceva all'inizio, ma vero, e quindi non farlocco, ma molto, molto expert, quindi sicuramente interessante. Ok, dai, mi ho tediato abbastanza, vi ringrazio di nuovo. Mi ha fatto piacere ovviamente la presenza e supporto a tutti quelli che partecipate, per quello conosco bene, immaginavo, perché mi è venuto in mente C++, e quindi direi che se non ci sono imprevisti giovedì prossimo cercherò di essere qui online. Ciao a tutti, buonanotte, buon weekend e alla prossima, ci vediamo alla prossima, ciao e buonanotte.